È Laura Mandelli, assessore alla cultura del comune di Abbadia Lariana, a ricevere Beatrice Guidi e Pietro Ferrari della redazione di Texture per una visita al Civico Museo Setificio Monti. Il complesso venne edificato da Pietro Monti, appartenente a una famiglia di setaioli, proveniente dalla Bassa a partire dal 1800. Il setificio proseguì la propria attività fino ai primi anni del Novecento. La filanda cesserà infatti la sua produzione nel 1903, mentre il filatoio, dapprima affidato a setaioli affittuari, terminò la sua attività nel 1934. La ruota che vediamo in queste immagini testimonia un grandissimo sforzo da parte di alcuni esperti, ma anche di molti volontari, per ricostruire un impressionante torcitoio nella sua originaria posizione, ma anche di mantenerlo funzionante ora grazie all'energia elettrica. Questo grande macchinario è ancora uno dei pochi in Europa integri e in grado di funzionare e costituisce l'inizio di un percorso di visita che consente di apprezzare il suo sviluppo per ben due piani. Sul retro della macchina si può poi osservare quanto resta dei tre piantelli in quadro di tipo francese del 1869 ancora da restaurare. Oltre agli spazi del torcitoio, nelle sale successive sono ospitate attrezzature e oggetti, accessori relativi alla lavorazione della seta. È inoltre presente una piccola collezione etnografica donata dal pittore Ezio Mojoli di Olcio, composta da diversi oggetti che costituiscono una preziosa testimonianza della vita contadina del XIX secolo. La particolarità di questo museo è quella di costituire in Italia l'unico esempio di recupero integrale di un filatoio ottocentesco, in cui l'involucro esterno, gli spazi interni e i macchinari sono stati riportati alla dimensione e alle funzioni originali di metà Ottocento, consentendo al visitatore di rivivere la storia e la tecnica dell'industria serica lombarda.